Cum creare percorsi de manualmente per la machina costi CNC în in Inkscape. Creamo una scrita. În meu caz o 3 litere A, B, C. Cliciamo freceta e le ingrandiam. Ok? Noi cerchiamo fare G-Code cu programa la Sergio Però vi ricordo che avete anche una estensione con che trascina questi linee di taglio automaticamente cioè non le deve fare a mano come in questo video per laser GPR la immagine deve essere sotto, cioè il laser GBRL comincia da questo angolo verso, uh, verso la scritta, però, senza fare niente, se noi salviamo questa scritta adesso e apriamo în laser GBRL vediamo che succede per capire anche il procedimento che facciamo. Cioè salviamo questa file, salva, ok? Lei sarà nel mio caso salvato a desktop come disegno CVG. Ok, pentru că eu am făcut prima de le prove. E adesso în la SRGBL, Andiamo, file, apri file e a nostra noastră diseniu SVG. A, ah, chiar a succes-o. Uite că nu ieșe în pentru perché? perché nu am transformat-o în pat. C deve andare în traceat E facciamo da oggetto a ok? Quando facciamo da oggetto a deve apparire in questo modo. Quando facciamo clic qui, lei deve apparire questi puntini che sono i vettori di immagine. Uh, Nel mio caso, appare le linee perché voi probabilmente, da visualizzare, modalità di visualizzazione, non avete il contorno. Forse avete il normale, si vede in questo modo. Se volete vedere come le vedo io, fate Visualize, visualizza modalità visualizzazione facciamo contorno ok? cioè da qua sono il, i vettori ok adesso procediamo di nuovo salvare file salva andiamo in escape in escape con laser apri file e apriamo di nuovo nostra pagina disegno svg Crea. Vedete che linea percorso di taglio va in questo punto, cioè non è bene. Noi dobbiamo fare una entrata e una uscita di stesso punto, dove volete, o qui, o qui, però non così, perché lui quando entra a tagliare va a questo punto e rovina la scritta. E vediamo come lo facciamo. Andiamo un escape di nuovo, facciamo qui. Diciamo. che facciamo trasciniamo una linea con questo strumento di strumento penna per trascinare trasciate. facciamo una linea ok e facciamo due clic per selectare e adesso selezioniamo la lettera ok deve selectare tutto Okay. E adesso facciamo la tracciato, andiamo a divisione. Okay? Apparentemente vedete che appare una linea. Che significa questa divisione? Significa che le punti che erano prima i punti, facciamo questa, oh, deve selezionare, vedete i punti, facciamo, ingrandiamo di nuovo. Vedere. Facciamo a B per poter capire quella che, che faccio. Vedete questo punto da qua è della B, vedete quando la tiro lui è unito con quella di sopra, ok? Invece quando faccio qui a lui le ha separato cioè adesso sono, vedete, separate. Il percorso di taglio si finisce qui comincia qui e vieni sotto cioè questi due le devi mettere una sopra l'altra per essere una linea sottile ok adesso andiamo di nuovo in file salva andiamo in laser cebrille file apri file prendiamo disegno SVG. Crea, e immaginate adesso se io do a, a taglia polistrollo, polistirolo, polistrollo, taglia queste linee, ciò rovina tutto, va sopra, dopo va qui, taglia questa, fa un macello, arriva qui, la taglia, non esce niente bene. Ok, adesso deve fare anche a B una linea, o qui o qui dove volete voi, per lo stesso procedimento e selezioniamo il B, no prima trasciniamo una linea, ok, adesso tenendo facciamo due clic per selezionare, adesso selezioniamo anche il B, ok, e adesso facciamo un tracciato, facciamo divisione. E vedete che in questo caso sa separare di nuovo per, vediamo, per vedere che abbiamo fatto ok lascia c'è filo file apri file disegno cvg crea e vediamo che ha trascinato anche qui la linea adesso lo, deve, lo dobbiamo unire con una linea tutti e tre Ok, non una linea di percorso separato. Vi spiego dopo. Non posso spiegare adesso. Uh, un percorso che le unisce, che fa un, solo una linea continua. Ok, andiamo di nuovo a InScape e diciamo che vogliamo, facciamo un formato vettoriale, selezioniamo anche questa. Okay. Diciamo che le vogliamo. Unire qui per le unire qui non possiamo trascinare una linea, deve dividere questo punto in due puntini separate anche qui e dopo quelle separate le uniamo. Vi spiego come. Deci, primo, clicchiamo questa e facciamo da un puntino qui, la un nodo facciamo due nodi, ok. E adesso noi se separiamo vediamo che sono due nodi separate, ok. Guardate. Sono separati, adesso non sono uh, uniti. Separiamo un po' per vedere uh, bene che facciamo. Facciamo anche qui, ok. Facciamo da un nodo, separiamo in due nodi, trasciniamo anche qui, uh, vedete, e quell'altro, questa, trasciniamo qui. Sì. E adesso rimane che questi due nodi e questi due nodi ne deve unire cioè clicchiamo qui e qui li selezioniamo e mettiamo questa deci, da due nodi a un nodo unisce i nodi finali con un nuovo segmento facciamo clic ed è unito con un nuovo segmento facendo, clic, vedete, nuovo segmento. facendo anche selezionando anche questi due nodi questa e questa ok Facendo unisci i nodi, ha unito anche questi nodi. Adesso le mettiamo sopra, ok? Mettiamo anche questa sopra. Deci, vedete, loro sembra una linea, però sono due linee separate: sono due vettori separati, ok? Nel facendo questa, andiamo uh, lontano e diciamo che li uniamo anche qui a questa. Selezioniamo questa. E facciamo da un nodo in due nodi, questa. Ok? <coughs> Selezioniamo anche questa. Facciamo da un nodo and due nodi. Ok? Le allontaniamo un po' per poter vedere che abbiamo fatto. Per vedere se sono giusti. Ok? Cioè vedete che è separato? Vediamo che anche questa. Vedete, è separato? Ok? Ok? Ce adesso nodo questa lo uniamo con questa, facciamo click questa, click questa. E facciamo dando due nodi în un nodo riunisci. E ci nodi finali. <coughs> Unito, Adesso selecteam anche questa, uno. selezioniamo anche questa due e facciamo unisci ok unisci molti. noti ok cioè in questo modo adesso noi abbiamo facciamo clic perché loro sono così e in questo modo loro sono adesso uno sopra l'altro ok ok e adesso salviamo dire, salva Andiamo in escape file apri file costi ce disegno, si legge, crea. E vedete che ha fatto anche qui 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 sono uniti. Adesso vedete facciamo ce ne poi, altrimenti adesso si lasciava così, il CNC quando cominciava a tagliare, andava fino a qui con un filo caldo e cominciava a tagliare di qui. Cioè rovinava tutta la scritta. Così andiamo adesso e facciamo un punto di partenza in questo punto. Ci cioè, Andiamo con escape. Ok. Scegliamo questo punto. E facciamo dividi. Anche non lo mai guardiamo. Deci da un punto si fa due punti. Va bene. lo guardiamo. Vediamo se. Vedete? è separato. Ok? Ok. Adesso sappiamo che il punto di partenza è qui. E il punto finisce qui. Eci adesso salviamo. File. Salva. Andiamo a lasciare Gvrl. File. Apri file. Andiamo a disegno CVG, crea, e vedete che il percorso di taglio parte di qui. Quindi parte di qui, va qui, entra dentro, fa questa, esci, va qui, fa questa, ok? Adesso vi potete connettere con la macchina e procedere con il taglio. E adesso vediamo anche il mio programma come fa di escape. ok? Trascinavo di nuovo 3 literi, facciamo e le facciamo un tracciato. Io già l'ho fatto perché si vede i nodi, ti qui. Ok. E adesso, selectando, andavo in programma. Extensioni, costi CNC, G-code, applica. Ok. cu ei de rezultatul că le puteți copia, selectați toată copia, e incolare în mia programă Coste CNC, però se, uh, pero se salva anche una file NC în uh, programe, ce e de a date în preferențe, dove e extensiune, deci în input output sistem în, în extensiune, apri, deci cu dove extensiune In escape în G-code, vedeți că e un G-code care sempre se si genera automaticamente, però per arrivare acesta questa percorso e un po' dificile. o să se dice percorso, va bine, la potete copiare e încolare a desktop, diciamo. Deci la copiu. El o încolă a desktop. Aplu desktop, stop, eu g ce 1 că am făcut o probe, făceam incola cola, îi zice, și final de estimațiune, ok, deci cu asta eu l-am salvat, l-am copiat, l-am salvat, că l pot să o lustez, o aprire în escape, deci vadu în escape, file, apri file, Vadu a desktop, e, g cu asta? e vedete solo che è rovesciato però vedete che le linee sono trascinate automaticamente senza fare voi con la discorso che si deve trascinare le linee auto automaticamente ok adesso lo stesso se vi connetti con la macchina la macchina comincia a tagliare spero che questo video sia stato di aiuto uh, vi ha chiarito un po le cose che sono queste linee di taglio e perché non trovate i programmi perché questi programmi sono Difficile da trovare per, per, per trascinare queste linee automaticamente. Vedete che il mio programma lo fa in automatico, facile. E vi raccomando di usarlo. E vi aspetto con domande, vi aspetto con commenti. Vi aspetto lasciare un like se vi è piaciuto questo video. E aspetto pubblicare il mio. În vostru grup, già, în vostru grup, le vostre creațiuni. Arrivederci.